Giuseppe Guida, candidato sindaco di Arenzo Bene Comune, un programma molto attento alle esigenze della città. Quali sono le linee programmatiche di Arenzo Bene Comune? Allora, sicuramente il nostro programma è molto ricco e pieno di argomenti interessanti che nei prossimi 5 anni proveremo ad attuare. Però appena arrivati sul comune, la prima cosa che faremo, essendo imminente subito dopo 3 mesi l'apertura di nuovo delle scuole, andremo a verificare la situazione dell'ambiente scolastico ad Arenzo, che oggi mi dicono che è abbastanza disastroso. Abbiamo Nicola Valletta dove i lavori non sono iniziati, dove abbiamo avuto notizie che probabilmente perderemo i soldi per ristrutturare quell'immobile e quindi dovremo aiutare sicuramente le suore angeliche ad adeguare e quindi a rendere più agibili le scuole e le aule. Ci attiveremo subito per una mensa scolastica più adeguata per i bambini di Arenzo, perché che se ne dicano che oggi i cibi si cucinano ad Arenzo, la qualità del cibo è ancora scadente. E questo molte mamme lo testimoniano a me personalmente, anche con degli incontri che abbiamo avuto, ma anche sui social spesso mettono degli alimenti che dimostrano chiaramente che la qualità del cibo è abbastanza scadente. E quindi noi ci attiveremo subito per andare a controllare tutto ciò. Anche sulla commissione mensa che è stata istituita, che se ne vantano dai parchi, vi dico che quella commissione è stata riunita una sola volta, attenzione, una sola volta. Io ho chiesto più volte che si riunisse, che facessimo dei controlli a Campione, si è riunita una sola volta e abbiamo fatto un solo controllo a Campione. Quindi su questa attenzione saremo molto più esperti e molto più adeguati. Sicuramente ci attiveremo per la ricerca di finanziamenti, avendo una filiera alle spalle molto interessante e istituzionale, per trovare dei fondi per la realizzazione dei vaschi di decantazione sul Vallone Palata, in modo da stare tranquilli in caso di forte piogge. Andremo a coprire quello scempio che hanno fatto a via Cappuccini, perché io ho detto scherzosamente dai parchi che anche Arenzo adesso ha i suoi navigli e ci manca solo una canoa, però lì la situazione è veramente catastrofica, perché siamo ritornati indietro di 20 anni, perché fare una cosa e non pensare a quello che può succedere dopo è proprio un modus operandi di questa amministrazione, dove sono tutti giovani e quindi non pensano a quello che può accadere dopo. Tant'è che molti cittadini di quella zona, andandoli a trovare in questi giorni nelle case, già avvertono problematiche di zanzare, di puzza, di insetti, di topi, eccetera, eccetera, e quindi noi sicuramente ci attiveremo da subito al ripristino di quella zona.